Ma avete fatto una buona figura sbagliando troppi gol. Sbagliando tanto perché la partita poteva essere indirizzata a nostro favore e poi ieri mi sono portato sfiga da solo perché ieri ho dichiarato in conferenza stampa ieri l'altro che il Vicenza poteva farci gol in qualche giocata incredibile mettendosi la palla all'incrocio dei pali e sono stato un buon profeta, nel senso che forse nel nostro momento migliore abbiamo preso quel gol. Dopo la partita c'è stato un quarto d'ora, 20 minuti dove il Vicenza ci ha messo in difficoltà le corde, però poi dopo il secondo tempo abbiamo fatto la partita. Se io vado a contare, secondo me ci sono 5 occasioni da gol, insomma ci metto dentro quella di Pasquato, quella di Trainotti alla fine, di solito Cristian quei gol lì non li sbaglia, come quello di Talenghi il primo tempo a 1 metro dalla porta. Quindi, posso dire veramente poco a questi ragazzi, posso fare i complimenti al Vicenza perché è una squadra in questo momento tosta e messa bene in campo e quindi si fa fatica a giocarci contro. Mancini. Sì, l'impressione che il Vicenza abbia avuto maggiore fisicità anche l'abbia dimostrata. Ti chiedo se hai ripensato magari alle scelte di partenza, se sei convinto comunque che poi in effetti da quello che è successo in effetti davano ragione visto quello che hanno fatto cacca voi Talenghi in negativo all'inizio, però la scelta pareva quella giusta, no? Di puntare su di loro anziché di rischiare Pasquato all'inizio. Sì, e poi mi preoccupavano tantissimo le palle native contro loro. No, non sembra che abbiano più fisicità, hanno più fisicità di tutte le squadre di Lega Pro. Ero molto preoccupato sulle palle native contro e quindi la scelta di giocatori fisici nasce anche per quello. Nasce anche per quello, nel momento in cui dopo siamo andati sotto. Abbiamo cambiato qualcosina, ci siamo messi a due in mezzo al campo con due mediani e abbiamo messo della qualità dentro, gli spazi sono aumentati e hanno fatto bene. Partire dall'inizio così poteva essere complicato in tante circostanze, insomma, e per tante circostanze. Abbiamo visto, non so se è una mia impressione, però un nervosismo anche, non sempre, penso anche a Caccaro, forse qualche giocatore ha sentito un po' il peso, credo, di questa partita e giocare davanti a un pubblico così, che probabilmente per qualcuno non c'è l'abitudine, Beh, credo si è pagato anche lo scotto in questo, sono sicuro. noi avevamo in campo giocatori che non hanno mai giocato una partita del genere davanti a un pubblico del genere in uno stadio come quello di oggi con i playoff in ballo. Quindi Kakavo è un 2004, Italengo un 2001, non sono più giovanissimi, però avevamo mi sembra 5 under in campo, quindi le attenuanti le hanno, ripeto, sotto il punto di vista dell'impegno posso dire poco a questa squadra. Abbiamo sbagliato in tante circostanze, ma compreso nel primo gol del Vicenza, un errore lì sotto la mia panchina. Però insomma, recriminare dopo una prestazione del genere mi sembra insomma, no, non giusto, dai, non giusto. E gli abbonati È amici? ancora tutto nelle nostre mani perché in questo momento siamo decimi, abbiamo una partita in casa con Renate e quindi è ancora tutto nelle nostre mani. Penso che se veramente questa squadra arriverà all'obiettivo dei playoff sia veramente qualcosa di importante e avere ancora tutto nelle nostre mani è la prima cosa che ci siamo detti a fine partita, è veramente molto importante. Dicevo che gli ammoniti del Vicenza la dicono lunga sul fatto che avete fatto sudare i vostri avversari. Sì, il tipo di partita che devi fare col Vicenza se sei il Trento è questa e devi essere tosto su ogni contrasto e noi abbiamo provato con le nostre armi a farlo. In alcune circostanze ci siamo riusciti, c'è stato quei 20 minuti, 15 minuti dove il Vicenza ha fatto due gol, che due grandissimi gol, apro e chiudo parentesi, mi sembra che oltre a quei due tiri lì non aveva fatto granché il Vicenza, ha trovato due jolly incredibili.
lì da due giocatori veramente forti, insomma. Ieri ti sei voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe, a chi magari vuoi riferirti in particolare? No, non mi sono tolto il sassolino dalle scarpe, penso di aver detto semplicemente la verità e lo dimostra il fatto che il Vicenza è il 15° risultato utile consecutivo. È stato fatto piazza pulita di alcune persone, di alcuni giocatori dentro lo spogliatoio, si è secondo me semplificato il lavoro di Vecchi e sono arrivati i risultati, ma penso che sia la verità è sotto gli occhi di tutti, quindi non mi sono levato assolutamente i sassolini dalle scarpe. Se dico che sono andato via quarto e la squadra è arrivata ottava, non è a levarsi i sassolini, ma è la verità. Se dico che due turni di Coppa Italia li abbiamo passati noi, è la verità, quindi non mi sono levato sassolini dalle scarpe, insomma. Ma quindi il problema erano solo le mele marce? Non è una questione di mele marce, è una questione che è una questione di galli in un pollaio. Perché se in un pollaio ci sono 20 galli e si fa fatica a far bene, e fa fatica qualsiasi tipo di allenatore possibile e immaginabile. Ho fatto la lista di quelli che sono passati qui negli ultimi anni e sono tutti o allenatori emergenti o allenatori che hanno vinto i campionati o allenatori come Mimmo Di Carlo, che conosceva la piazza e è un bravissimo allenatore. Avere 20-25 galli in un pollaio e si fa fatica a tenere buono il pollaio. Questa era la mia idea e non sto parlando che chi è andato via non erano buoni giocatori, però secondo me in C, e lo dimostra anche il Catania nel suo piccolo, in C con tanti giocatori e tante prime donne si fa fatica a vincere. Io penso che in questo momento il Vicenza sia una squadra costruita bene per vincere. Ora è una squadra costruita bene per vincere. In ottica playoff come li vedi? Se dicessi che sono favoriti vorrebbe dire che non ho voglia di fare i playoff fatti bene, perché io ho voglia di fare i playoff fatti bene, però è in assoluto secondo me una delle squadre più forti che ci sono. Ha giocatori importanti, ha trovato tranquillità, ha trovato compattezza, si vede che sono giocatori che in questo momento stanno bene insieme, quindi sarà dura per tutti battere il Vicenza. La munizione di oggi di Cappelletti pesa tanto, se non sbaglio, quindi... Sì, pesa tanto, avevamo comunque il problema di tantissimi diffidati per la prossima partita, avrei dovuto fare delle scelte perché se i diffidati l'ultima giornata saltano la prima dei playoff, quindi magari Cappelletti non avrebbe giocato ugualmente contro i Renate, però abbiamo Barison, abbiamo Ferri che posso usare centrale, le alternative le abbiamo e sono di buon livello.